Ed Anna Ritaglioni, buongiorno. Lunedì 16 dicembre, prima edizione del nostro radiogiornale. Il nostro ospite in studio è il candidato sindaco di Sinistra Unita, Samuele Mascarin. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, diciamo che ieri c'era un incontro partecipatissimo organizzato dal vescovo, che viene un po' considerato nel sentire comune la persona più vicina alla gente. Per qualcuno dovrebbe essere lui il vero sindaco di Fano, per i temi che ha messo sul piatto. C'erano praticamente tutti in questo incontro che ha voluto organizzare con i politici, dai sindaci agli ex candidati sindaci agli attuali candidati sindaci. Beh, mancava Samuele Mascarin. Motivi ideologici o altro? No, assolutamente, anzi rinnovo anch'io stima e simpatia per Monsignor Trasatti, ma molto semplicemente sono stato impegnato ad Ancona all'interno di una lunga giornata congressuale di Sinistra, Ecologia e Libertà, che peraltro insomma mi vedrà impegnato fino alla fine di gennaio in qualche modo. E quindi i temi, è un momento in particolar modo un po' per tutti i partiti di appuntamenti congressuali particolarmente importanti, vedi quello del PD, ma anche di campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Ecco, il ruolo, questo ruolo di Mascarin, di candidato sindaco e di rappresentante in fin dei conti di una forza politica come SEL, come si sta svolgendo, diciamo? Ma qui a Fano, come sai, da molti anni lavoriamo come Sinistra Unita e noi ormai siamo in campagna elettorale da diversi mesi, e in questi mesi abbiamo avuto la possibilità, devo dire la verità, di poter fare una campagna elettorale abbastanza originale e fuori dagli schemi. Mentre tutti sono a rincorrere i grandi elettori, noi siamo andati a incontrare i piccoli elettori, cioè le cittadine e i cittadini di questa città che soffrono la crisi economica, la sua ricaduta sul piano occupazionale e sociale, e che in qualche modo avvertono il declino non solo economico di questa città, della nostra comunità. E abbiamo raccolto degli spunti importanti per costruire un programma, io credo, forte, valido ed alternativa per la nostra città per le prossime elezioni. E mi piace anche rilevare che ad oggi, mentre stanno continuando a fiorire decine e decine di liste civiche, partiti, tutte in nome del bene della città, un termine per il quale ormai io ho un brivido lungo la schiena, perché ogni volta che sento "lo faccio per il bene della città" vedo sempre qualche interesse personale che scende in campo nella nostra Fano. Devo rilevare che per il momento l'unico candidato che ha messo in campo, oltre a Fano 5 Stelle, il proprio programma sono io, insieme alle forze della sinistra, e credo che questo dia un po' la cifra dello spirito col quale abbiamo intrapreso il lavoro di questi mesi e col quale abbiamo anche provato a costruire una serie di relazioni per mettere in campo delle soluzioni anche elettorali che siano in grado di essere competitive con il centrodestra e di garantire a questa città di voltare pagina alle prossime elezioni. E fra l'altro, appunto, c'è stato proprio attraverso Radio Fano uno scambio di lettere aperte fra il Movimento 5 Stelle e Mascarin su questa primogenitura, su chi aveva messo prima online il proprio programma, ma in particolar modo c'era stata quella querela da parte di Fano 5 Stelle che diceva: perché voi continuate in ogni caso ad allearvi con il PD, e la replica di Mascarin a Omiccioli, che tu sei il primo che ho incontrato e sei tu che hai sbattuto la porta in faccia a qualsiasi tipo d'alleanza. E purtroppo la storia è stata questa, nel senso che noi in maniera molto, molto laica ci siamo rivolti a tutte le forze che in questi anni sono state all'opposizione del centrodestra, e in prima battuta ci siamo rivolti a quelle con le quali, soprattutto in consiglio comunale, abbiamo condiviso molte battaglie, e quindi è stato naturale rivolgersi in primo luogo al Movimento 5 Stelle, col quale una serie di assonanze ci sono forti, oltre all'intesa e la stima che sul piano personale c'è tra me e Adaro Miccioli, e gli abbiamo proposto di mettere in campo una soluzione forte, originale per questa città. Da parte loro c'è stato un diniego netto, legato soprattutto, diciamo, ad alcune rigidità di impostazione che derivano dal loro livello nazionale. Ne abbiamo preso atto, però insomma non ci siamo rassegnati all'idea
che la prossima volta le forze dell'opposizione debbano necessariamente, ognuna con la propria bandierina, essere divise aprendo la strada ad altri 10 anni di centrodestra. Francamente un decennio di Aguzzi, Carloni, Falcioni sono stati più che sufficienti. Noi vorremmo provare a costruire le condizioni per voltare pagina, e per farlo in democrazia bisogna costruire del consenso nella città, e per farlo possono essere utili anche le alleanze. Certo, non alleanze a tutti i costi, alleanze a partire dai programmi, dei contenuti, dalla condivisione o meno dei progetti per questa città, ma aggiungo anche condivisione sui modi di fare politica, perché una cosa che ci ha qualificato e differenziato anche dalle altre forze di opposizione in questi anni è stata quella di mettere in campo veramente la buona politica, quella fatta di partecipazione, di orizzontalità, di capacità di ascolto, e noi costruiremo alleanze esclusivamente con chi sarà disponibile a condividere con noi non solo idee, ma anche per l'appunto pratiche politiche. E con questo pazientemente abbiamo cominciato a costruire la nostra trama in questi mesi. E quindi a questo punto l'alleanza del centro-sinistra, quantomeno sui principali punti programmatici, sembra costruita, a sentire quello che hanno dichiarato ai nostri microfoni Marchegiani, Seri, conferma anche Mascarin, che diciamo resta da individuare il candidato sindaco. Si faranno sicuramente le primarie di coalizione, richieste come sine qua non proprio da Sinistra Unita, ma sul programma mi sembra che ci sia una larga convergenza. Che è da verificare, perché alcuni nodi come quello della sanità ad esempio non sono mai stati affrontati ad oggi, quindi è evidente che ancora ci sono alcuni punti che andranno condivisi, approfonditi, e io spero che ci siano le condizioni per definire un programma appunto forte, condiviso e credibile agli occhi dei cittadini. Dal punto di vista della partecipazione, noi abbiamo, è vero, fatto una questione di principio del passaggio delle primarie, che non ci appassionano come strumento in quanto tale, ma come occasione semmai di garantire quella partecipazione di cui il popolo del centro-sinistra, il popolo progressista di questa città ha assolutamente bisogno. Non possiamo pensare che per l'ennesima volta, per la seconda volta in 10 anni, i candidati vengano individuati da accordi a tavolino che il più delle volte nascono o ad Ancona o a Pesaro. Le scelte devono essere fatte a Fano, sui programmi e sulle persone, e devono essere fatte non dai gruppi dirigenti ma dalle cittadine e dei cittadini. E questo per noi non è, come dire, questione da poco, è una questione anche questa programmatica, che fortunatamente pare abbiamo portato a casa come risultato. Un risultato che però non viviamo come un risultato di Sinistra Unita o per Sinistra Unita, ma come un risultato per tutto il centro-sinistra e per questa città, perché la buona politica in questo momento in cui la sfiducia nei confronti delle istituzioni, della politica in senso generale è fortissima, ha bisogno di un bagno rigenerante, e le primarie, la partecipazione, il contributo di migliaia di cittadini è un buon passo per iniziare a cambiare pagina già prima delle elezioni. E fra l'altro adesso ci dovrà essere un nuovo incontro per definire esattamente le regole, che non sono mai un discorso appassionante, però una battuta velocissima: secondo voi si va alle primarie di coalizione, chi prende più voti è il candidato sindaco, o a quel punto c'è un quorum da superare e poi si va al ballottaggio fra i due che hanno preso più voti? Qual è la vostra proposta di regola? Beh, qui appunto c'è una discussione aperta. Io ritengo, per quello che ho appena detto, che sia utile che il candidato, quale che sia, abbia una legittimazione forte della grande maggioranza dei propri elettori. Ritengo che sarebbe abbastanza debole e discutibile che il leader fosse il leader di una maggioranza relativa, cioè sostanzialmente della minoranza dei propri elettori. Quindi insomma, se non si dovesse superare il 50% si va al ballottaggio. Insomma. Ecco, diciamo che a questo punto però il centro-sinistra avrà un candidato sindaco a febbraio. Beh, sicuramente all'inizio del 2014, se appunto questi passaggi si, diciamo così, avranno la possibilità di verificare una condivisione piena anche sul piano programmatico, vuol dire che all'inizio del prossimo anno ci sarà un'alleanza che io spero abbia un suo nome, che non sia un generico centrosinistra, termine che a me appassiona poco, e avrà anche un suo candidato. Sui tempi non
credo che siamo troppo in ritardo. In tutta Italia generalmente le primarie per individuare il candidato sindaco vengono fatte 2 o 3 mesi prima della scadenza elettorale. Pisapia è stato eletto candidato della propria alleanza 4 mesi prima delle elezioni che poi ha vinto, quindi non vedo da quel punto di vista ad oggi perlomeno grandi problemi. L'importante però è che la città sappia che alcuni passaggi ci saranno di partecipazione, che i cittadini in determinati tempi saranno consultati e che verrà messo in campo non solo qualche nome, qualche destino individuale, ma un'idea complessiva per questa città e un programma che sarà il programma di tutti i candidati, quale che sia poi il vincitore. Certo, anche perché appunto sono certi 3 candidati, Marchegiani, Seri e Mascarin, ma potrebbero essere di più, nessuno è escluso che possano essere di più, che possa esserci anche Stefanelli o che so, magari anche qualcun altro che ancora non è venuto fuori. Detto questo, poi ci si confronterà, come si diceva, sui punti programmatici, e uno dei punti programmatici più importanti è sicuramente quello all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, sulla variante dell'ex zuccherificio. E prima di sentire la posizione di Mascarin ci fermiamo un istante. Vuoi proteggere il tuo reddito da situazioni di temporanea difficoltà? Formula Reddito è una nuova polizza assicurativa che ti permette di preservare il tuo reddito anche nell'eventualità della perdita del lavoro. Vieni a informarti presso tutti gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Su questo vorrei capire bene, perché la variante dell'ex zuccherificio, il sindaco ha detto se non arrivasse in Consiglio Comunale, se non venisse discussa, se non passasse, sarebbe una mia sconfitta politica. Poi dopo, nella stessa maggioranza, ci sono i mal di pancia di Forza Italia sull'argomento. Una domanda specifica, Mirko Carloni del nuovo centrodestra ha detto dobbiamo ancora decidere, quindi non ci sono idee chiare e stabilite. Lo stesso candidato sindaco del centrodestra ha detto che lui è una persona coerente, ha sempre votato no e quindi se non cambiano le cose continuerà a farlo. L'opposizione è tutta contraria, ma chi la dovrebbe votare sta variante? Beh, questa è una bella domanda, perché col passare del tempo emerge con sempre maggiore chiarezza che questa è una variante della tua Fano, che è l'unica forza che sostiene a spada tratta la variante dell'ex zuccherificio. Tutte le altre forze hanno quantomeno imbarazzi nella maggioranza ad appoggiarla, e però andrà verificato se questo imbarazzo rimarrà semplice imbarazzo o si trasformerà in un voto contrario, perché va detto questo imbarazzo è stato sempre esplicitato da altre forze, prima il PDL, oggi Forza Italia e Nuovo Centrodestra, ma alla fine si sono sempre accodati alle scelte del sindaco Guzzi e hanno votato, va ricordato, già in passato questa variante. Noi voteremo contro, e voteremo contro partendo comunque anche da alcune proposte, perché in Consiglio Comunale nei prossimi 3 giorni verrà discussa non solo la variante dell'ex zuccherificio, ma anche le osservazioni di Sinistra Unita, con le quali noi abbiamo proposto interventi completamente e radicalmente differenti su quell'area per poterla riqualificare, ma secondo una logica appunto fortemente propositiva, perché in quell'area si possono realizzare cose buone che creino lavoro in questa città, e a differenza di quello che prevede il centrodestra, cioè una grande area commerciale, si possono fare investimenti che tengano le risorse e il denaro a Fano. Cosa che altrimenti non succederà, perché quel tipo di investimento prevede che il denaro passi per Fano ma non si fermi qua, né in termini di occupazione né in termini di ricaduta economica, e questo è un altro grande problema che porta con sé quella variante, e i commercianti della nostra città hanno ragione da vendere nell'opporsi a quella proposta. E poi ovviamente rimane l'impatto urbanistico, perché questa è a tutti gli effetti la madre di tutte le varianti, che riassume in sé dal nostro punto di vista tutte le criticità e gli errori che sul piano della programmazione urbanistica chi governa la città negli ultimi 10 anni ha realizzato. E opporsi a questa variante e proporre soluzioni radicalmente alternative a quello che viene proposto da quella variante è il nostro modo già di proporre la nostra città ideale, la città che vorremmo e che dal prossimo anno vorremmo poter iniziare a costruire. Abbiamo poco tempo, però una battuta sull'altro tema fortissimo, che è quello della fusione delle ASE,
subito dopo lo stop dato da alcuni sindaci dei comuni soci, alcuni di centrodestra come quello di Pergola, alcuni del centrosinistra come quello di San Costanzo, per esempio, per dire che appunto le perplessità dei piccoli comuni sono trasversali e non date da schieramenti politici. E se ne parlerà comunque ancora nel prossimo consiglio comunale, a meno che non slitti il giorno dopo perché si parlerà soltanto della variante dell'ex zuccherificio, però c'è una questione lì che interessa, diciamo, non solo i cittadini per i servizi, quindi le ricadute sui costi delle bollette, ma anche, diciamo, gli stessi dipendenti dell'ASET, che sono un po' così in mezzo ai flutti, no? Non si sa, che non conosco bene quale sarà il loro futuro. Un piano industriale che è stato presentato ma che non viene ritenuto esaustivo da alcune forze. Insomma, a che punto siamo e come soprattutto voi vi relazionerete quando si discuterà in consiglio comunale questo? Lì ci sono due aspetti da tenere in conto. Uno, garantire i lavoratori che oggi sono impegnati nelle aziende, e dall'altro però garantire anche la qualità dei servizi, e per me la dimensione pubblica fa parte della qualità dei servizi che la nostra comunità deve poter avere garantita nei prossimi anni. E questo vuol dire fare scelte più chiare, più limpide di quelle che sono state fatte fino ad oggi, perché se a pochi mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale noi oggi ci troviamo in questa situazione di completa impasse nei fatti, è dovuta anche al fatto che è stata gestita in maniera estremamente maldestra tutta quanta la vicenda, e l'opposizione che alcuni sindaci di comuni più piccoli di Fano hanno posto in campo è del tutto comprensibile ed era, per quanto mi riguarda, del tutto prevedibile. A fronte, come dire, della unilateralità e dico anche dell'arroganza con la quale il comune di Fano ha portato avanti nell'ultimo anno e mezzo l'intero progetto. Quindi credo che a questo punto sarebbe anche utile, come per altre scelte che il comune vedo ha una certa ansia di realizzare nelle prossime settimane, penso alla privatizzazione dei cimiteri, penso ad altri interventi che riguardano l'urbanistica, io credo che a pochi mesi, stiamo parlando di 3 mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale, sarebbe opportuno che alcune scelte fondamentali che vincoleranno anche le prossime amministrazioni vengano rimandate a chi governerà il prossimo mandato elettorale, a chi insomma tra 3 mesi sarà, vinca chi vinca, chi saranno i nuovi amministratori della nostra città. Vedo che c'è un po' troppa fretta invece di chiudere questa partita prima che si vada alle elezioni. E siamo alla fine di questa nostra chiacchierata. Proprio sabato abbiamo dato spazio ad un intervento fatto appunto da Sinistra Unita, che ha sottolineato errori e inadempienze nella realizzazione del nodo di scambio, con praticamente spreco di denaro pubblico. Questa è l'accusa fatta da Samuele Mascarin. L'altro argomento invece è quello sul lavoro. C'è un incontro oggi pomeriggio che avete organizzato. Sì, questo pomeriggio alle 18 presso la sala del Consiglio Comunale organizzeremo una tavola rotonda insieme a Simona Ricci, segretaria provinciale della CGIL, il professor Tomassini, portavoce del forum del terzo settore delle Marche, operai e lavoratori delle aziende che in questi ultimi mesi hanno chiuso, e con la presenza e il contributo dell'onorevole Lara Ricciatti, deputata fanese di Sinistra Ecologia e Libertà, per proporre una riflessione sulla crisi economica e occupazionale a Fano e sulla ricaduta che questa crisi ha avuto e ha purtroppo anche sul sistema del nostro welfare locale. Un'iniziativa che proponiamo come Sinistra Unita, con l'obiettivo di riportare al centro del dibattito di questa città non solo schemi, regolamenti, alleanze e diciamo fiorire di liste civiche, ma anche alcuni nodi che noi riteniamo in questo momento essenziali e che toccano in questo momento, credo, la sofferenza di tanti fanesi. L'appuntamento è alle 18 nella sala del Consiglio Comunale in via Nolfi. Non abbiamo tempo di aggiungere nient'altro. Grazie a Samuele Mascarin, grazie a voi, candidato sindaco di Sinistra Unita, per essere stato nostro ospite. Noi ci salutiamo, ci risentiamo più tardi. Ricordo che alle 11.30 avremo ospite in diretta il prefetto Attilio Visconti, e invece adesso ci lasciamo ascoltando come sempre l'apertura della borsa. A dopo.